Nella città di Melve, una giovane ragazza di nome Flora, fuori da una farmacia, ti chiederà di portarle un costituente di frutta. In realtà è abbastanza semplice poterlo realizzare, perché basterà semplicemente entrare nella farmacia e acquistarlo. Ma questo componente si può anche fare tramite di frutti. Basterà semplicemente ottenere due pezzi di frutta matura, quindi quando si andrà a raccogliere la frutta sarà acerba, ma circa dopo un giorno che l'avrai all'interno del tuo inventario diventerà matura. Quindi combinare due pezzi di frutta matura con un'erba, che sarà abbastanza facile reperire in giro. Ora andiamo ad acquistare appunto questo costituente di frutta. Per combinare gli oggetti basterà semplicemente aprire il tuo inventario e cliccare col tasto destro. Vedete che c'è scritto combina. Quindi combinando per esempio la mela con questa erba otteniamo l'infuso medicinale. Ora, per completare la missione e facilitare il tutto, visto che la frutta non è ancora matura, andiamo a comprare direttamente dal farmacista, che è questo qui. Ah, Allora, well met. clicchiamo F, Here parliamo for con some lui fruit, e poi Roberto, are andiamo a we? cliccare su compra. Una volta fatto, ci appare un menu che lui vende diverse cose e dobbiamo andare proprio dove c'è la boccettina e quindi acquistare il nostro oggetto. Il prezzo è di 600 monete, che è un po' caro, però comunque andiamo a ridurre i tempi perché dobbiamo aspettare se andassimo a comprare la frutta il tempo della maturazione. Quindi andiamo subito a comprarlo così non sprechiamo troppo tempo e una volta fatta questa Always a operazione ce pleasure. lo troviamo all'interno del nostro inventario e poi andiamo a riconsegnare il tutto alla ragazza fuori. Dunque, dopo aver consegnato il costituente di frutta alla ragazza, vi ricordo che sarebbe utile anche poi visitare sia lei che il padre a Vermworth, così riceverete una ricompensa più significativa. Infatti, Flora e suo padre avranno un'altra opinione di te e potranno darti così i tomi dei pedoni, che cambieranno la specializzazione del tuo pedone. Quindi questa è una nota abbastanza importante. Anche con questa guida ho terminato, ci vediamo per un prossimo video. Ciao!